Buonasera, io come vedete non riesco nemmeno a alzare la testa, ho lo zaino più alto di me, forse sei un po' esagerato come sempre del il resto. Carico sulle spalle, l'esperienza della Panina della Croce ci vede che non c'era servita, no. Allora oggi sei esagerato ancora di più, siamo qui, siamo in partenza, siamo precisamente a Resceto, stasera. Siamo partiti anche tardi, perché sono le 7. Le 7, quindi probabilmente faremo metà cammino in penombra. Destinazione Monte Tambura. Sì. Monte Tambura, perché non c'ho nemmeno più fiato, sono partiti ora. Va, infatti spengo perché non ce la faccio già più. Via Vandelli. Percorso 35, qui appena si esce dal paese di Resceto si comincia subito qui la via Vandelli e parte così, in salita. Questi che porta giù pezzi di marmo. La strada va su. Pesanti sti zaini, troppo anche stavolta. Ci pensiamo, dai, casomai non si arriva in cima, si vede. Si fermerà a metà, tra uno spiazzetto ci si piazza.
Vabbè. Ciao. Parlava piano, senza ora di allerta. Non so dove. Dobbiamo accendere il fuoco, mi pare. No, beh, beh. Sì. Anche pantaloni corti voi, eh? Sì. Un goccino d'alcol. Già andato mica. No? Abbiamo il vino. Sì, ma per accendere il fuoco. Mica per bere. Non per bere. Per accendere il fuoco. Che fede. L'hai detto. Il vino non so se lo apriamo. Scarica più. A volte si soffre, però poi si finisce, si so tutto. Si attaglia, sto lì. È uscita, ma appena appena. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Stamattina siamo svegliati alle 5 e mezzo, ora non so se qui si riesce a vedere, ma qua giù, precisamente in quel punto lì, abbiamo lasciato la nostra tenda. Siamo arrivati ieri sera a buio, in pratica, ci troviamo nelle Alpi Apuane, e precisamente nel Monte Tamburo. Stamani, come dicevo, ieri sera abbiamo dormito lì, insieme a altri due ragazzi
di massa, che anche loro sono venuti qui a dormire sul Monte Tambura, l'abbiamo già trovati lì con la tenda, loro sono arrivati circa un'ora e mezzo prima di noi, loro alle 8 erano lì, noi siamo arrivati alle 9 e mezzo, a buio proprio. E ieri sera non abbiamo ripreso nulla perché eravamo stanchi morti, perché la salita è veramente, qui sembra tutte le volte di ripetersi, ma questa, anche questa secondo me è la peggiore che abbiamo fatto, anche questa a livello di durezza. È vero che è una strada, è una mulattiera fatta nel 1700, fatta da Domenico Vandelli. In pratica collega Modena alla parte di qua, passando le Alpi Apuane fino qua al Tirreno, quindi fino al mare, fino a Massa, insomma, arriva. Ora la storia, chi dice che era stata fatta perché un duca aveva sposato una duchessa o viceversa, insomma, una di Massa e lui di Modena, e quindi avevano fatto questa strada per collegarli. E comunque è una mulattiera veramente dura. Poi dice che negli anni, poi dopo, la gente ha smesso di utilizzarla, un po' perché la gente subiva durante le salite gli attacchi dei briganti, un po' perché quassù spesso era d'inverno, era innevata e quindi impraticabile. Comunque sono 6 chilometri esattamente, c'è un dislivello di 1400 metri. Dislivello di 1400 metri e si fa sentire tutto. Noi, sì, noi l'abbiamo fatto con solito 15 kg di zaino. Con 15 kg di zaino l'abbiamo fatto ieri sera. Ma meno male l'abbiamo fatta a buio, perché è tutto il percorso è tutto esposto al sole. E quindi ieri sera a buio, insomma, almeno il caldo l'abbiamo sentito. Ora, siamo dormito là, si chiama Finestra Vandelli. Sì, esatto, siamo dormito in quello spiazzo là, c'è uno spiazzo che se si prosegue andiamo a Rifugio Conti, che probabilmente dopo quando riscendiamo ci passiamo. Ora però stiamo andando su al passo... Ora stiamo andando su al passo Tambura. Sono le 6:22. Sono le 6:22, siamo alzati alle 5:30. Diciamo che a dormire non abbiamo dormito praticamente niente, perché oltre a quei ragazzi di Massa poi... intorno alle 3:30 sono arrivati un'altra coppia, i ragazzi hanno fatto un casino, hanno montato la tenda, poi parlavano, quindi era comunque, quindi vuol dire che se loro sono arrivati alle 3:30 saranno partiti all'incirca a mezzanotte giù dal Resceto. Ragazzi di ieri sera di Massa non so come hanno fatto, perché noi siamo arrivati lì, era già un freddo, noi ci siamo messi calzamaglia, sotto pantaloni, avevamo le giacche sopra pesanti, pile, eccetera eccetera, maglia termica. Questi due ragazzi, ragazze e ragazza, tutti e due in pantaloni corti, vabbè, erano freddoliti, infatti sono andati qui in giro a cercare dei pezzi di legno, hanno acceso un fuoco per scaldarsi. Comunque, insomma, anche gente di qui non se l'aspettavano che fosse così freddo. Stanotte è davvero freddo, però noi vestiti così. Dormito. Si è partito a portare su tutta la roba, si è sofferto perché 17 kg di zaino in queste salite, le gambe dopo un po' non ce la fanno più. Eccoci qua, passo Tambura raggiunto, ce l'abbiamo fatta. Si è alzato un vento freddo, ora si mette qua. Il versante di qua tira un po' meno vento, ecco qua c'è il cartello, guardiamo un po'. Quindi ecco, questo siamo arrivati, passo Tambura 1620, qua si va a 148, noi dobbiamo prendere questo 35 per tornare indietro Resceto, che da 2 ore e 40 da qui, anzi ora, appena si scende si va anche a Nello Conti, si va a prendere un caffè e poi si scende giù. Questa è la magnifica alba che siamo venuti a vedere in vetta, al passo. Purtroppo c'è la nebbia, vabbè, ci mettiamo qui, si fa colazione, si mangia, che può fare. Visse un po'.
Intanto sì. La nostra meritata colazione. Col sole. Dai, ce la fa qui, dai. Col sole. La fa sfondare la nebbia. Questo tacchino al cioccolato. Latte e caffè. Latte e caffè nel termos, bello caldo. Buono. Colazione fatta, come avete visto. E adesso... So che torniamo indietro. Adesso... A malincuore tocca purtroppo gettare la spugna, perché l'obiettivo era su andare sulla cima qui del Monte Tambura, ma il meteo purtroppo non ce lo consente, c'è un vento davvero forte, c'è la nebbia e quindi la parte che va da qui in poi del sentiero comincia a diventare abbastanza pericolosa, perché è parecchio in cresta, ci sono dei pezzi parecchio esposti e quindi con questo vento insomma facciamo le persone intelligenti e non rischiamo. Quindi torniamo indietro e ci lasciamo appunto la vetta per un'altra volta, chissà quando torneremo. Sì. E quindi di qua, così, qui c'è un vento, sta portando via tutta la nebbia, si vede anche che porta via proprio, sventola. Vabbè. E questo vento forte a folate, tra l'altro è anche freddo, io mi sono messo addirittura i guanti, è agosto. È freddissimo. È un freddo davvero, meno male ci sta questa roba perché sennò c'è da congelare. Però dai, il meteo veramente in queste condizioni è pericoloso proseguire, quindi si torna indietro e si farà un'altra volta. Niente dronata, per oggi la giornata di oggi purtroppo per il canale sarà proprio vediamo se riusciamo a farla per minimale, perché la salita l'abbiamo ripresa perché era buio, oggi c'è vento e quindi non so nemmeno se uscirà questo video. Rifugio. Sento bicicletta. Questo è rifugio. Sembra che stia anche aprendo. Via. Scendiamo giù. Abbiamo fatto anche un'opera di bene. Al rifugio Conti ci hanno gentilmente chiesto, dato che si scendeva, si poteva portare giù un sacchetto di differenziata, che tra l'altro è leggerissimo, quindi dove abbiamo proprio il posteggio dell'auto c'è il bussolo, insomma abbiamo fatto anche quest'opera di cortesia ai ragazzi del rifugio. Il rifugio fanno un trattamento di mezza pensione, ci ha detto. Cena e pernottamento, ora la cifra non ce l'ha detta, però insomma dai, sembravano bravi ragazzi, vedi tu, sì. Guarda che bellezza va su. C'ha tutto. Campanelletti. Bello qua su, eh?
scoperto, dai, finito, si fa anche la giornata. Abbiamo smontato la tenda e abbiamo iniziato la discesa. Questo è il sentiero che si vede tutto qua. Ora poi giù si vedrà meglio perché rimane una vallata opposta. Allora, si è aperto, eh? Aperto, uscito il sole. Là c'è tutte, vedi? C'è le cave, c'è le ruspe lassù. Questa è la strada, è tutta così, una mulattiera, certo anche questi picchi l'hanno fatta, mamma mia, è stata dura fa questa strada, eh? È dura farci a camminarla, se non mai te a costruirla, poi nel 1700 c'era i mezzi che ci sono ora.
reso conto dalla macchina, perché abbiamo fatto abbastanza tardi. Tra foto. Ci aspettano i genitori per pranzo. Quindi lo facciamo dalla macchina questa volta mentre torniamo a casa. Siamo stanchi, molto stanchi. Una bella. Questo percorso è una bella galoppata. Sono 6 km di salita, una mulattiera, ma tutta in salita, non ti dà proprio respiro. Quindi è molto dura. Poi con gli zaini che si è fatto noi è stata davvero impegnativa, comunque ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Torneremo sicuramente perché vogliamo fare la cima, perché noi siamo arrivati al passo che è 1460 se non sbaglio, mentre la cima è quasi 1890, quasi 1200 metri. Abbiamo pensato di pernottare lì al Rifugio Conti, così che loro offrano anche il servizio di mezza pensione, quindi così almeno saliamo senza zaini, così c'è solo da portare magari un cambio e basta. Porta un cambio, zacca a pelo e basta, e quindi siamo anche un po' più leggeri. Che comunque il sentiero che porta alla cima, che è il 148, è un EE, quindi è un escursionisti esperti, è anche un po' più impegnativo, quindi insomma meglio essere scarichi di zaini. Comunque complessivamente abbiamo fatto 6 km all'andata, perché ci siamo fermati alla finestra Vandelli. E stamani abbiamo fatto altri 2 km e siamo arrivati al passo Tambura. Non siamo andati sulla cima, non siamo andati sulla cima, c'era vento. E poi siamo tornati indietro dal passo Tambura a Resceto, quindi all'incirca sugli 8 km. Siamo stanchi, però molto insomma, stanchi. Bellissimo. Bellissimo trekking anche qua. Basta, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.